Ben trovato a questo nuovo appuntamento con Capitani Coraggiosi. L'ospite di questa settimana è Ferdinando Marinelli. Ben trovato Buonasera. alla guida della omonima, celebre Fonderia Artistica Fiorentina. Si va presto a dire Fonderia Artistica, però riesci in un minuto a dirci cos'è, cosa si fa in una Fonderia Artistica? Sì, eh, eh. diciamo, si trasforma sculture di terzi, in, di qualunque materiale, in sculture in bronzo. Cioè, lo scultore porta una sua terracotta, una sua creta, noi ci facciamo un calco negativo sopra, dal calco otteniamo una cera vuota che avrà lo spessore uguale a quella del bronzo che ne verrà fuori, si chiude in un materiale refrattario, eh, la si riempie anche dentro dello stesso materiale refrattario dopo aver messo una serie di tubi che si chiamano colate, che serviranno per far raggiungere il bronzo nei vari punti. E poi si cuoce in una fornace a lungo, cuocendo la cera brucia e lascia lo spazio vuoto. A quel punto con delicatezza la forma si prende, si infila in una buca in terra, la si riempie lateralmente di terra e la si pigia perché il bronzo pesa nove volte l'acqua, quindi se si gettasse il bronzo direttamente nella forma in terra si spaccherebbe. Si fonde il bronzo, si va intorno ai 1150 gradi perché lo si mette in un recipiente da, quale, da cui si, si getta dentro le forme e si getta intorno ai 1000 gradi. Si aspetta che la, si raffreddi, si tira fuori la forma dalla terra, si spacca sì, e, abbiamo si i, i, e abbiamo un, un, un oggetto orrendo, cioè la fusione grezza. Tagliamo via i tubi che sono diventati di bronzo perché erano di cera e quindi hanno. Si sono votati anche per quei tubi di colate sì. eh, eh. e a quel punto si comincia. La... Prima si sabbia per levare lo sporco del loto e poi si comincia il lavoro di cesello, di raspinatura, di rifinitura. Le fusioni anche grandi si fanno a pezzi, per motivi tecnici vengono meglio. Quelle piccole invece. Le piccole sono intere. sono intere. Si salda con la stessa lega, eh, ritrovando poi tutte le saldature, ritrovando tutta la cesellatura, eccetera, e poi c'è la patina anche quella è un processo che serve a ossidare la superficie del bronzo per rendere il colore insomma, che meglio che, che lo scultore vuole diciamo non è una tecnica difficile affascinante. No, è affascinante il problema, il punto è come la si fa Certo. perché la si può fare velocemente e la si può fare col tempo che ci vuole secondo me ecco, ecco immagino poi che come dire il problema oltre al tempo è anche la consapevolezza nella gestione insomma dei vari passaggi, il, il know-how se Beh, sì, usare. La un capacità della, delle persone che ci lavorano, perché sono persone che di, diciamo, di capofonderia in, in operai, in artigiani, imparano il lavoro. Poi ci racconta meglio anche com'è organizzata la fonderia, intanto però per vedere anche qualche immagine dell'operazione che lei ci ha appena descritto, un servizio e poi torniamo Beh. a parlarne. Sono moltissime le piazze del mondo dove troneggiano statue in bronzo realizzate dalla fonderia artistica Marinelli. Personaggi storici, mitologici, letterati o poeti devono il perpetuarsi della loro notorietà alle esemplari fusioni in bronzo di questa fonderia artistica, una delle ultime della secolare tradizione fiorentina che ancora oggi utilizza la tecnica rinascimentale della fusione a cera persa, tecnica che si fa risalire addirittura al celebre scultore Gian Bologna per il quale Ferdinando I de Medici fece costruire una fonderia. Col passare dei secoli, di generazione in generazione, sempre con l'appoggio dei Granduchi di Toscana, l'esperienza della fusione passò attraverso il lavoro dei vari allievi e ragazzi di bottega che ne tramandarono la tecnica durante i cambiamenti storici e politici fino ad arrivare al governo della neonata Italia, quando lo stesso Ferdinando Marinelli Senior perfezionò il mestiere di fonditore e nel 1919 rileva i locali della fonderia Gabellini di Rifredi. Trasportandovi il suo sapere la fa diventare una delle più importanti. Anche oggi la fonderia artistica Marinelli è a disposizione degli scultori per dare eternità al loro lavoro creativo, spedire e installare le opere in tutto il mondo e gestire commesse monumentali di altissimo valore artistico. Il fascino del, del racconto che ci ha fatto poverella l'abbiamo rivisto, rivisto anche in queste immagini del lavoro all'interno della, della fonderia, la cui storia è in senso più ampio, affonda le radici indietro nei secoli, come abbiamo sentito nel servizio. Restiamo, però, diciamo, al più o meno recente sì. passato ecco, dall'inizio del secolo scorso quando Ferdinando Marinelli, eh, come lei, alla, era. era alla guida cos'è successo da allora? Diciamo nell'ultimo secolo ecco, quanto sì. è cresciuta e come è cambiata la fonderia? Allora racconto brevemente sì. la mia vita che è legata a, alla fonderia. Prima mio padre, mio padre, era medico e negli anni 40 eh, rinunciò alla professione e entrò nella fonderia. Anch'io dovevo fare il medico, eh, io nasco nel 49 il giorno di Natale, e, eh, feci le scuole regolari, eccetera, e dopo il liceo mi iscrissi a medicina. Avrei dovuto fare il medico e invece a 26 anni il babbo è morto. Allora ho scelto anch'io la fonderia. Ho rinunciato alla laurea e ho scelto la fonderia. E io ero facilitato in questo. Quando ero piccolo era una peste. Mia madre per levarmi di casa eh, mi diceva vai a giocare in fonderia. Che, quindi, che, non, che non sembra un luogo come dire, sicurissimo per, no, ma, per un bambino. Uh, tra l'altro non c'era neanche mio padre perché aveva una, anche una fonderia industriale e lui si interessava di quella. <coughs> quindi lì era il paradiso per me. Perché <ride> nessuno mi dava noia, I, diciamo, il capo fonderia e gli artigiani stavano attenti, insomma, si male, e chiaro. io lì mi divertivo perché era una bottega rinascimentale e quindi. Eh, racconti, addirittura burle fra di loro, proprio come nel, nel Decamerone, insomma, un ambiente speciale, anche gli scultori erano, venivano per dieci minuti e poi stavano ore a sentir parlare. Addirittura uno scultore americano, Pattison, che poi è diventato più che un amico, venne per una fusione, si innamorò, affittò una casa a Firenze e per due mesi, stette praticamente in fonderia fisso. E ogni anno tornava per due mesi in fonderia fino a 99 quando è morto proprio perché l'atmosfera era speciale particolare Senta, da, dal 2000 in avanti c'è stata anche un'espansione un volumetrica, se vogliamo, sì, con i nuovi sì, capannoni sì, sì. in, ehm, in Valdelsa. Sì, sì, sì. sì perché... A cosa è dovuta ecco, questa allora, crescita no, recente? La fonderia diciamo, grande nel 19 il nonno, la, la mise, come ha detto la, mm -hmm. diciamo, la signorina, eh, a Rifredi. Perché Rifredi a quei tempi era un borgo, un sobborgo di Firenze, in parte industriale, poi è diventato un, abitazioni e negozi. E la fonderia cominciava a dare noia perché il cesello fa rumore sui bronzi, in bomba, tutto 8 ore al giorno, ding, 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 i fumi, poi la mancanza di spazio. Una volta eh, noi stavamo facendo un monumento grande di sette cavalli per i Broncos, per Denver, lo stadio di Denver, e un cavallo non usciva. Aspetti, sì. noi abbiamo una foto anche di questi, di questi sì, cavalli. Sì. Se riusciamo a farla vedere poi le, le chiedo appunto di raccontarci. Eccoli qua, questi esatto, sono davanti. Esatto. Davanti all'ingresso all dello stadio sì, di Denver. Denver. C'è ecco, una storia bella, bella insomma, complicata per voi, però curiosa legata a questa sì, no, ehm, Diciamo, il segretario generale di Pat Bolen, che era il, il petroliere, sì. proprietario della squadra dei Broncos che vinceva tutti i Super Bowl, eccetera, era di Fiesole, quindi lui era felicissimo di tornare a Firenze quando poteva. E venne a trovarci, noi avevamo già lavorato per Pat Bone tramite questo, questo signor Dudi, e venne a trovarci e disse io volevo fare questa statua, ho convinto, questa, statua questa fontana, ho convinto Pat Bone, la si fa insieme, Dico, volentieri, dice fate voi, ci devono essere sette cavalli che corrono verso lo stadio, c'è un modello, dice no, no, dovete fare tutto voi. Quindi si cominciò a fare dei bozzetti. Pat Bolin venne giù, li guardò, gli andavano bene, voleva cambiare delle piccole cose. Come insomma si fa normalmente. Serto. Si fece un, un mezzo ingrandimento, poi l'ingrandimento generale uno per uno e poi si fece. Mm -hmm. E si spedì su e si andò a montarlo. Questo è, è, è più. O Ci o meno. fu il problema di farli uscire però dalla. Uno, uno non usciva e quindi io ho pensato: sì, ora si rompe la porta, ma è l'ultima volta. Mi sposto. Avete dovuto buttare giù la Buttare giù l'architrave per far uscire il cavolo e sì. da lì insomma, anche la decisione sì, di avere una sede di più, sì. più grande che vi permette anche di fare lavori, esatto. lavori più importanti. Ma, ma poi c'era anche quest'altra cosa, il, il nonno eh, che ha lavorato diciamo, tantissimo per il Vaticano, per il Comune di Firenze, ogni volta che poteva faceva un calco negativo sull'originale, sui capolavori Michelangelo, eccetera. cosa che oggi non si può fare assolutamente. E Perché una... c'è un diritto d'autore. No, no, perché hanno paura, si sciupi le statue. Ah. <ride> no, diritti per ora non. Non ce ne sono. No. E eh, avevamo tutte queste forme, che ci sono il nostro tesoro, perché noi siamo specializzati anche nella riproduzione di bronzi classici. E che erano messe male. Quindi anche l'idea di avere uno spazio dove poter catalogare tutto il, il magazzino. Abbiamo più di 300 calchi negativi originali del nonno. Praticamente un museo. Praticamente. Ma sono negativi, eh? sono sì, forme. Sì, certo. e siamo gli unici al mondo ad avere così tanti mh, calchi fatti sugli originali. Ecco l'idea di poterli mettere tutti a posto per adoperarli, mi, mi disse sì, bisogna cambiare. Quanti dipendenti ha oggi la, la fonderia nelle, Oggi ne ha serie. 10, perché abbiamo anche degli esterni che lavoravano prima in fonderia, poi sono andati più o meno in pensione e che volendo lavorano per noi quando c'è bisogno più che sul numero però mi interessava fare una domanda sulla formazione di questi, <coughs> di questi lavoratori perché ovviamente non è un mestiere che si impara come dire, no. a, a, a scuola eh, quanto c'è ecco, di, di metalmeccanico e quanto c'è anche di artistico in questo di lavoro? di metalmeccanico direi nulla lei pensa che tutti i nostri artigiani sono tutti diplomati all'Accademia delle Belle Arti Devono conoscere bene la scultura, l'anatomia, i modi dei vari scultori, perché per rifare, eh, riprodurre una scultura come deve essere riprodotta, occorrono, ecco qui sono, sono contento di poterlo spiegare, occorrono molte cose. Prima il calco fatto sull'originale, poi sapere lavorare come lavoravano nel Rinascimento. I materiali devono essere gli stessi, le tecniche le stesse. Abbiamo provato a usare delle tecniche nuove che ci hanno proposto molto più veloci. Ma sono venuti fare oggetti, sì, bellini, ma morti. Non cantavano, si dice. E sembra strano, ma bisogna usare le stesse tecniche e gli stessi materiali. Che richiede molto più tempo, richiede più attenzione, però viene fuori un'altra cosa. Cioè, la riproduzione, richiamiamola così, dalla stessa emozione che dà l'originale. Parlo questo... diversamente, nella culla del Rinascimento sembrerebbe eh, quasi un'offesa un alla storia sì, e, sì. E, e, e al gusto. Senta una domanda, un po' più eh, mm. economica: le aziende artigiane, quelle più strutturate, sono anche quelle che negli ultimi anni hanno visto aumentare la forza lavoro. Questo lo ha detto un mm. rapporto occupazione e retribuzione nell'artigianato toscano che è stato presentato proprio a Firenze mm. in questi giorni. In base a questo rapporto, le imprese artigiane toscane con dipendenti, che sono oltre 30.000 per un totale di 130.000 lavoratori hanno recuperato tra il 2014 e il 2017 16.000 unità lavorative, 16.000 lavoratori che le aziende artigiane hanno recuperato. Come se lo spiega lei? Considerando che insomma, noi diciamo sempre che l'artigianato è in crisi, che non c'è più l'anima artigiana, poi però si vanno a vedere i numeri e le aziende in giro per la Toscana hanno recuperato lavoratori. Bisogna vedere cosa si intende per artigianato. Se lei per esempio grosse ditte che fanno impianti industriali impianti di riscaldamento, eccetera, sono considerati artigiani, ma secondo me mh, sono un artigianato diverso da quello che nel caso mio no, non è così, nel caso mio trovare persone che vogliono venire a lavorare è difficilissimo, oggi la gran parte dei giovani vogliono andare in qualche ufficio, non sporcarsi le mani, se vanno, perché sennò stanno a casa con la mamma, <ride> sarà un è luogo comune, ma io l'ho proprio constatato e per di più uno ha il problema che per fare uno... Un artigiano bravo nel nostro lavoro che rimanga, bisogna provarne tre, la media è tre. e, Però... e la formazione sostanzialmente al di là dicevo, è degli studi poi è in, fonderia, parte è in, fonderia. È in fonderia? In fonderia, come succedeva in antico, perché si impara lì, non c'è nulla da fare. È ancora come dire, una, una grande bottega sì, a un certo punto. Sì. Ecco, a proposito di tradizione, la allora, tradizione artigiana, quella di Firenze in che stato di salute è? Senta, nel caso delle fonderie artistiche non, non sta molto bene perché, in tutta Italia, ne hanno chiuse, negli ultimi 7-8 anni, ne hanno chiuse svariate e quelle che sono rimaste sono rimaste per fare solo opere eh, di scultori moderni, che eh, non, non richiedono una grande, eh, come posso dire, una grande finitura dell'oggetto. La scultura moderna è fatta e fusa, come viene viene, più o meno, Insomma, in linea di massima. Poi ci sono anche quelli e quindi eh, la qualità eh, del lavoro un pochino è diminuita è nel... eh, questo eh, io non, non vedo tutta questa grande floridità degli artigiani né tutti questi posti di lavoro che sono stati però sì, le statistiche a cui io credo e non credo ci crede poco eh, sì. La città che vede lei invece i suoi colleghi artigiani, i proprietari di bottega, magari quelli piangon tutti, piangono tutti, si piangon lamentano tutti. tutti. Ma ci sono stati anche errori secondo lei, nel, anche in questo caso negli ultimi decenni, mettiamola così, di chi ha amministrato la città? Assolutamente Quali, sì. quali errori eh, sono stati quanti? L'artigianato è sempre stato molto snobbato. Eh, quando qualche artigiano chiedeva degli aiuti, ma non solo aiuti alle banche economiche, aiuti anche so, per il locale, eccetera tutte le amministrazioni diciamo, locali se ne sono fregate completamente secondo me l'hanno distrutto l'artigianato anche perché eh, controlli continui alcuni giustificati ma altri no, quando rifai l'impianto elettrico e te lo fanno rifare dopo quattro anni perché è cambiato questo e cambiato quello non c'è cioè, mai stato un rapporto di reciproco eh, diciamo non solo aiuto ma anche comprensione e quindi molti artigiani hanno preferito chiudere, uh, giovani che vogliono imparare il mestiere come si diceva, ce n'è pochissimi, quindi l'artigiano vero, uh, le ripeto non il piccolo industriale che però è un artigiano, l'artigiano vero ha sempre sofferto di più fino a, fino a chiudere e tutto lo si vede in centro, tutte quelle vie che erano piene di artigiani e ora sono, hanno negozi d'altro tipo. Eppure sono sempre pieni di turisti che vorrebbero vedere esattamente quelle, quelle botteghe di cui parlavate. Sì, però è parlava una lei. cosa strana: il turista vorrebbe vedere, mm -hmm. tipo museo, però non, è difficile che compri qualcosa dall'artigiano. Mentre invece compra dal ristorante, dal fast food e dalla moda. Sono, siamo sicuri, il turista compra l'oreficeria. I suoi, I suoi clienti, i clienti della fonderia chi sono oggi? Perché tutto, uno si immagina appunto tutto. il turista magari benestante che vuole un ricordo importante. Anche, anche ma principalmente sono eh, come posso dire, strutture, hotel, architetti, sì, anche grandi ville, proprietari di grandi ville, eh, diciamo lavori urbanistici, roba di questo tipo, come per esempio la fontana di cui si parlava per lo stadio. Sono più queste persone qui, sì, anche persone che hanno castelli, parchi. In Francia, per esempio, ci sono stati due castelli, uno eh, nella città eh, in cui è nato Giambologna, perché Giambologna era francese, e hanno comprato tutte le repliche del Giambologna per fare un parco, privato ma eh, visitabile, ecco, questa quest entità così. Ecco, eh, tornare ai turisti, mm. sono troppi sì. a Firenze. Sono troppi per la qualità, eh, a discapito della... della... La quantità è a discapito della qualità, cioè il turista use getta, come si dice. Tanto dico cose ormai ma, eh, turista che eh, viene sono risapute. Sorrisapute, la... ma il dibattito è sempre molto molto attuale. Non eh, è non di so. tanto tempo fa la, la proposta che era stata ventilata addirittura di mettere il numero chiuso, non come si era detta a Venezia. Quello, non è quello. Se è una, un, un trend, come si dice oggi a livello mondiale. Cioè, oggi si è venduto di tutto alla classe media. Alla classe più bassa bisogna vendere vestiti e eh, viaggi. Quindi sono viaggi low cost in pullman, eh, pullman di 70 persone che arrivano, stanno una giornata e arrivano via. Quindi riempiono la città, eh, vedono poco perché in un giorno si vede poco, eh, consumano però consumano cose di, diciamo, di basso prezzo come, come tutto il resto e se ne vanno. E questo che secondo me ha intasato le città italiane Firenze come Venezia, anche Venezia è diventata un... Oh, eh, ci diceva prima chi sono i suoi diversi, clienti, musici, clienti. lei per chi preferisce lavorare? Cioè c'è un, un committente che magari dà più soddisfazione di un altro ma chi, chi un po' ci capisce <ride> ora stanno venendo, per esempio, sono venuti i russi. Che guardano più al glamour della grandezza dell'oggetto che non alla qualità. Non si direbbero, infatti, fini consumatori diciamo, della storia dell'arte. Da parte eh, sono classi che sono venute su da due generazioni, dopo la, la, la rivoluzione proletaria. In Cina eh, hanno cominciato così, però ora cominciano a venire eh, professori universitari che vogliono fare parchi per le università, eccetera, che sono molto preparati. Ecco. Con questi personaggi il dialogo è, è un'altra cosa. Anche la, la, la qualità che noi proponiamo insomma, dà soddisfazione. Non è che è troppo caro, fa meno bene a rivederci. No, no, insomma, sono loro a chiedere che l'oggetto sia fedele all'originale, che abbia quelle caratteristiche di cui si parlava, eccetera. Oh, le faccio vedere un'altra un sì. foto. Abbiamo visto prima i cavalli che sono andati a, a Denver. <coughs> A proposito di lavori fatti per eh, paesi esteri, Malta. questa è la Fontana dei Tritoni a Malta. Siamo anche nel passato più recente, sì, sì. quest'anno, giusto? La scorsa primavera. Sì, la scorsa la, primavera, esatto. La presentazione. Eh, Fontana dei Tritoni che avete contribuito a, a restaurare, è il simbolo della valletta. C'è sì. stata anche una delegazione maltese che è venuta in fonderia. In, in fonderia. Vediamo anche delle immagini a questo proposito, però mentre vediamo le immagini vorrei che lei ci raccontasse appunto questo... Questo lavoro recente. Eh, è andata così che diciamo, gli interessati al restauro di questa fontana, che è una fontana degli anni 50, non è antichissima, hanno cercato su internet, hanno cercato le fonderie migliori e sono venuti da noi a vedere la fonderia, si sono convinti che la nostra insomma, è una buona fonderia, non mi faccia dire che è la migliore, ma insomma, <ride> ah, per, per certo tipo di lavoro sì e eh, hanno cominciato a chiedere ma cosa si deve fare ma come non si può fare noi ci siamo uniti tre, eh, tre restauratori in questo caso io del bronzo uno della pietra di Roma e poi una ditta che ha fa, fatto l'impianto della fontana e, eh, erano ridotti questi, questi tritoni e, e il bacino sopra perché l'avevano riempiti di cemento siccome avevano fatto una gara di motociclette sopra la fontana gli è crollato tutto eh. Subito dopo che gli inglesi sono andati via da Malta e eh, sono diventati indipendenti, hanno voluto fare certe sì. cose. Gli è crollato tutto e l'hanno riparata in quella maniera. E quindi eh, abbiamo, abbiamo dovuto aprire a metà i, i busti dei tritoni, eh, col martello pneumatico, smontarli dalle basi, da questo cemento. L abbiamo portato tutto in fonderia e abbiamo cominciato un lavoro molto lungo. Perché? Intanto andava levato tutto il cemento. Il cemento era dilatato e ha spaccato. Eh, la fusione era stata fatta a Napoli negli anni 50, non era bronzo, ma era un ottone ricavato dai rottami, quindi sputava fuori di tutto un po'. E ancora nella patina. Ogni tanto sputa fuori cose strane, ci tocca andare là. A ripulirla. Sì, io proposi di rifarlo. Usiamo questi come modello, rifacciamoli in bronzo buono il 90-10, ci usa noi, non c'è problema. No, no, è l'originale l'originale. Eh. Abbiamo fatto uno scheletro d'acciaio inossidabile dentro per reggerlo perché era, era cotto questo ottone, e anche il bacino è stato tutto rinforzato e poi l'abbiamo abbiamo ripuliti tutti, i ripatinati e gliel'abbiamo riportati su. E ora ogni anno più o meno secondo me, eh, ne sto parlando ora proprio con, con il ministro, bisogna fare un, una manutenzione perché certo, per, per lo... mantenere l'aspetto sì, la patina e tutto eh, esatto. questo è un esempio ci tenevo che lo, che lo raccontasse anche perché è stato appunto, uno dei lavori più importanti fatti recentemente ma che è anche un esempio di come Firenze possa rimanere con il suo sapere con il suo lavoro artigiano eh, ambasciatrice dell'arte sì, e sì, della cultura sì, sì. nel mondo anche attraverso esperienze come quella che ci è venuta a raccontare oggi quella della sua fonderia artistica e la ringraziamo per averlo fatto. È un piacere. Buon lavoro ovviamente per i tanti anni che noi ci auguriamo ancora di vedere nel futuro della, della fonderia. Grazie. Capitani Coraggiosi, torna come sempre la prossima settimana. Arrivederci.